Giomborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora, oggi è un giovedì che non ha ancora visto concludersi la giornata di campionato perché, insomma, capite bene che c'è stato il campionato ieri, ma stasera ci sono altre partite. C'è Torino-Empoli se non vado errato, c'è la Lazio che gioca contro l'Udinese, ma sto andando un pochino a memoria. Ieri ci sono state delle partite, oggi in questo video voglio portarvi uno Zona Caffè. Cose che mi fanno incazzare in realtà. Puntata numero 2, perché? Perché ho deciso ogni giorno di dicembre fino al 24 di dicembre, come se fosse un calendario dell'avvento. Ieri ho fatto un reel, uno shorts, come cazzo si chiamano, che è uscito su questo canale, però vorrei portarvi un video ogni giorno alle ore 14:35, tutti i giorni, in cui andiamo ad analizzare quello che è successo nelle ultime 24 ore, che magari non, diciamo, di cui non ho parlato nel dettaglio, quindi ci tengo particolarmente a fare questo video. Voi lasciate tantissimi mi piace e iscrivetevi a questo canale, raga, perché io capisco che voi siete iscritti al primo canale, però vedo che praticamente 50% sono iscritti, 50% no di tutti quelli che vedono il video. Vuol dire praticamente che a voi arriva il feed direttamente dal mio primo canale, cliccate, guardate il video e poi uscite. Allora, non vi guardate il video e basta, ma cercate di iscrivervi per rendere questo canale comunque unico, in modo che io smetto di spammarmi da un canale all'altro, ma che questo canale vada solo. Detto questo, ogni giorno alle 14:35. Questa è la mia idea. E partiamo non dalla notizia da titolo, ma una notizia che comunque non è più una notizia. Esperto di mercato De Santis dice: Mourinho chiederà a gennaio alla Roma 3 o 4 innesti, ma non so se la Roma riuscirà a darglieli. Allora, posso essere sincero su questo argomento? Credo in generale che Mourinho avrebbe dovuto fare un po' più di chiarimento prima. Cioè, era abbastanza semplice, a mio modo di vedere, capire che la Roma avesse bisogno di innesti. Però tu non ti puoi, a mio modo di vedere, svegliare la mattina all'improvviso e dire: adesso come facciamo? Tu hai avuto tutto un mercato per riuscire a renderti conto di ciò che ti piaceva e di ciò che non ti piaceva, dei giocatori che volevi avere in squadra e dei giocatori che non volevi avere, e soprattutto di quei giocatori che potevano, insomma, darti una mano qualora fossero rimasti o di innesti che potevano arrivare. Ora, io spero che la Roma accontenterà Mourinho a gennaio perché ne abbiamo veramente tanto tanto bisogno. Però capisco anche che, insomma, non sia così semplice a gennaio andare a fare un investimento di quattro acquisti. Non sono uno o due, sono quattro innesti. Sono un po' tanti, quindi per quanto poi io possa sperare che la Roma a gennaio faccia un mercato pazzesco, clamoroso, straordinario, devo anche capire, do de dobbiamo anche capire che non è tutto oro quel che luccica. Koulibaly, si fa male Koulibaly, rischia 30 giorni di stop. Vi vado a leggere quello che riporta il Mattino, ve lo vado a leggere qui. Il Mattino dice: uno stop di 30 giorni, questo è quello di cui va a parlare il Mattino. Oggi esami strumentali, problemi per Koulibaly e Fabian Ruiz, per Koulibaly c'è la paura di un mese. Io credo che in generale, ovviamente, mancasse Koulibaly, il Napoli farebbe tanta fatica, l'avrebbe fatta anche a gennaio con la Coppa d'Africa. Sembra che i giocatori si stiano rompendo esattamente per la Coppa d'Africa. Dall'altra parte vi dico però che questo Napoli, secondo me, poi al di là del pareggio di ieri, è abbastanza maturo per fare a meno di Koulibaly, per fare a meno di Osimhen, quindi per giocare con Mertens davanti, con Rachmani e Mandolasa difensori centrali. Per me non ci saranno troppi problemi. Continua l'emergenza anche in casa Roma. Infatti ve l'avevo detto, la Roma ieri ero incazzato perché mancherà Abraham per un giallo inesistente a mio modo di vedere, che gli farà saltare l'Inter, e quindi giocherà o Shomurodov davanti o Zaniolo falso 9. Se posso essere sincero, io voto per Shomurodov davanti, semplicemente perché ce l'hai, è un attaccante, ma in realtà c'è anche Borja Mayoral. Cioè, mi dispiace non avere Abraham, però non è l'immobile della nazionale, cioè l'unico attaccante che hai, ok? Tu comunque hai preso Shomurodov pagandolo profumatamente dal Genoa, hai preso anche Borja Mayoral, quindi sinceramente io non penso nemmeno perché tu debba fare una cosa del genere. Non riesco a capire perché tu voglia appunto andare che posso dire, a mettere un falso 9 quando in realtà la punta ce l'hai. Mettiamo la punta, a mio modo di vedere, e basta. Secondo me è semplicemente questo. Io farei così e io mi muoverei in questo caso qua. Continua il caso Juventus. Vi vado a leggere quello che dice Tutto Sport. Juventus, due ipotesi. L'indagine della magistratura ordinaria è seguita con interesse da quella sportiva, che entrerà in azione quando potrà avere accesso agli atti torinesi. È ipotizzabile che si voglia chiudere entro la fine del campionato per accertare una responsabilità della
della Juventus servirà una sorta di confessione che sta cercando nelle intercettazioni. Le due ipotesi sulle conseguenze per la Juventus al momento porterebbero ad una penalizzazione che potrebbe essere attenuata nei vari gradi di giudizio, oppure ad una forte multa. Quindi si esclude al momento retrocessione, a meno che la penalizzazione non sia di 100 punti, ovviamente, ma non sarà così, e si esclude al momento... ovviamente anche il togliere degli scudetti, come aveva provato il Codacons a proporre. La verità, allora ecco qua, il giornale La Verità di Torino spiega anche che non è il problema solamente delle plusvalenze, ma anche di fatture e di stipendi. Si procede per false comunicazioni di società quotate ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. 282 milioni su un totale di circa 320 di plusvalenze che i PM ritengono fittizie, non legate ai ricavi effettivi e fatte maturare ad arte con l'obiettivo di mascherare le perdite di esercizio. Ma gli investigatori stanno verificando anche i pagamenti ad agenti ed intermediari. Insomma, la Juventus in questo momento è abbastanza nel caos. E vedremo quello che succederà. Insomma, è un momento un po' caotico. Ieri poi ha risposto bene la Juve sul campo perché ha vinto. E pare, questa notizia di stamattina, che non si trovi la famosa carta del momento dell'acquisto di Cristiano Ronaldo. Sono stati sequestrati questi documenti, verrà ascoltato Cristiano Ronaldo, questa carta non si sa che fine abbia fatto. Quindi è un po' un problema gigantesco quello che è uscito fuori. È un problema che secondo me, insomma, è abbastanza assurdo, perché veramente, raga, ma di che cazzo parliamo? Ma che cosa sta succedendo? Comunque, ripeto, ognuno è esente da colpe finché non si dimostra ciò, fino a prova contraria. Quindi è inutile. Quindi è veramente inutile andare a dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Continuano le debacle Ibrahimovic contro Materazzi. Stamattina Materazzi addirittura si è buttato a mettere un post. Non so se avete visto la foto del Mondiale e della Champions. Ma c'è molto altro. Allora vi leggo quello che dice: Ibrahimovic racconti duelli senza limiti avvenuti contro Sinisa Mihajlovic e Marco Materazzi durante la sua militanza alla Juventus. Vabbè, qui parla di Mihajlovic. Materazzi, ecco qua. Materazzi era un caso diverso, entrava per farti male. Al di là delle ragioni della partita, aveva una strategia personale per innervosire l'avversario. Quando uno non è abbastanza bravo nel gioco, ricorre a tutti i mezzi per imporsi. Era il suo stile. E poi dice: ma se certe cose le fai a me, io non le dimentico, perché mi resta una cosa qui dentro, nel petto, che non passa. Ho aspettato 5 anni per riuscire a beccarlo. Juve-Inter, 2 ottobre 2005, Materazzi portava quelle lenti a contatto speciali Nike, allora popolari, che alteravano il colore degli occhi. Ricordo due pupille rosse da belva che mi braccavano dappertutto. Riesce a prendermi bene con un'entrata a due piedi, a forbice. Devo uscire dal campo per farmi medicare, zoppico, capello mi vuole sostituire, ma io gli dico: no mister, ce la faccio, rientro solo per cercarlo. A questo punto il calcio non c'entra più, per me la partita è già finita, ma non riesco neppure a camminare per il dolore. Capello se ne accorge e mi fa uscire. Insomma, questo è un estratto del racconto del libro di Ibrahimovic. Ci tenevo, insomma, a leggervelo della sua autobiografia. Sta continuando comunque il duello uno contro uno. Non so se avete visto, Materazzi ha messo, vi dicevo oggi, il post. Insomma, però è curiosa, come cosa è curiosa. Si continua a lottare da una parte e dall'altra. Rocco Commisso vuole chiudere la stagione insieme a Dusan Vlahovic. Ora, io penso che Commisso debba fare delle scelte per la società. Non so quanto questa sia la scelta adeguata, vi dico la verità. Non so quanto sia la scelta adeguata, semplicemente perché in questo momento, se Vlahovic dovesse andare via a parametro zero, la Fiorentina perderebbe veramente un 100 milioni probabili di oltre che di plusvalenza, non parliamo di plusvalenze, soprattutto di clamore, soprattutto di reinvestimento sulla rosa. Quindi io, insomma, cercherei di far firmare il rinnovo a Vlahovic. Se proprio non lo vuole firmare, come ha già dimostrato e ha già detto di non volerlo fare, allora io lo cederei, cercherei acquirenti e andrei a prendere qualcun altro. Capisco anche il Commisso che dica: facciamo chiudere a Vincenzo Italiano il progetto annuale con Vlahovic punta, cercando di arrivare più in alto possibile, e poi rifacciamo la rosa. Però se ti arrivano 60 milioni a gennaio per Vlahovic e li investi, secondo me la rosa la fai più forte. Ora, è vero che per me non prenderei mai un attaccante come Vlahovic, ma comunque Vlahovic andrà via a parametro zero, quindi tanto vale provare. Carrick dice: non esiste un caso Ronaldo. Non so se avete visto anche qua il caso Ronaldo. Praticamente Ronaldo sembra avesse mandato via lui Solskjaer, arriva Carrick e non gioca Ronaldo. La notizia è stata ingigantita troppo, dice Carrick. Esistono tantissime ragioni per le quali si prendono delle decisioni. Capisco che possa fare più rumore, ma qui non esiste alcun caso Ronaldo. Tra l'altro abbiamo fatto anche una buona partita, non capisco perché farne un dramma. Insomma, spegne le polemiche Carrick, come giusto che sia anche in questo caso. Però non so quante parole quanto queste parole siano reali e quanto invece queste parole siano semplicemente di routine per cercare, appunto, di tranquillizzare la situazione, perché comunque
come discorso, bene o male, ci sta, nel senso è normale che si vada a tranquillizzare la situazione. Arriviamo al Paris Saint-Germain, no? Vi avevo promesso che ve ne avrei parlato, era nel titolo, e io veramente resto basito, mi viene anche un po' da ridere, se posso essere sincero. Il PSG è salvo, evitato il blocco del mercato dopo le indagini sui conti del club. Dopo un'attenta analisi è stato stabilito che i conti del Paris Saint-Germain sono in ordine. Il PSG ha evitato il blocco di mercati e a gennaio può rinforzarsi. Dopo un mercato estivo stellare, il Paris Saint-Germain potrà continuare a spendere quanto vorrà anche nel prossimo mercato di gennaio, ovviamente se vorrà o avrà la necessità di rinforzare la squadra. La situazione finanziaria del PSG è florida. L'annuncio l'ha dato con un comunicato del club gestito da Nasser Al Khelaifi dopo aver ricevuto la relazione della DCNG, la Covisoc francese. Ha valutato questa la situazione finanziaria del PSG e ha fatto sapere che non è stata presa nessuna sanzione contro il club campione di Francia, che poi in realtà non è nemmeno campione di Francia il club. Scusatemi. Ciò significa che il PSG potrà effettuare, come meglio crederà, operazioni di mercato nella sessione che si aprirà il prossimo gennaio. Ecco il comunicato che andiamo a leggere. Nell'ambito dell'esame della situazione del club per la stagione sportiva 21-22, la commissione di controllo dei club professionistici ha adottato le seguenti decisioni in applicazione dell'articolo 11. Nessun provvedimento preso nei confronti del club. La scorsa estate il Paris Saint-Germain ha preso Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Danilo Pereira, Nuno Mendes, eppure sono sempre in ordine. Ora, io non voglio andare a dire, però anche qua, ragazzi, c'è palesemente qualcosa che non va. È un po' il discorso della Juventus, ma amplificato, nel senso, capite? È come no. Tutti ci siamo detti prima o dopo, ma com'è possibile che la Juve piazza Otero a 22 milioni, Muratore a 8, quell'altro giovane che ha fatto tre presenze a 12? Com'è possibile? Tutti ce lo siamo detti e poi ecco, probabilmente una piccola risposta, cioè arriverà una multa, perché questo è almeno una multa, arriverà probabilmente. Così come tutti ci siamo detti, ma come cazzo è che il Paris Saint-Germain spende 220 milioni di qua, 400 di là, 80 di qua, 90 di là e nessuno gli fa niente? Io spero che un giorno arrivi anche quel momento là, perché ora lo vediamo tutti che in qualche modo il PSG sta aggirando le regole del fair play finanziario in un modo meno visibile possibile, ma comunque molto visibile. Allora, boh, sinceramente mi sembra anche abbastanza inutile andare avanti a parlare di un discorso che non lo so, cioè, che cazzo dobbiamo dire? Cioè, cosa dobbiamo dire? Se adesso il Paris Saint-Germain risulta tranquillamente esente da colpe, che non ha fatto nulla e che è all'interno dei parametri e può continuare a fare mercato e a spendere quello che sta spendendo, non mi parlate di fair play finanziario perché sono regole che non stanno né in cielo né in terra. Levatelo, basta, non le mettete più, non mi parlate più di regole, di conti, ognuno fa come gli pare e basta. Almeno posso fare come mi pare anch'io e non devo ogni anno vendere il Milan in piena eccetera la situazione per risanare un bilancio che rispetto solo io, perché poi mi girano i coglioni. Comunque, 2 giornate di squalifica a Luciano Spalletti. Salterà le partite contro il l'Empoli e contro l'Atalanta. 47esimo del secondo tempo, contesta la decisione arbitrale indirizzando re reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose. Infrazione rivelata da un assistente. Recidivo. Effettivamente Spalletti rompe abbastanza il cazzo, certo che 2 giornate sono un po' una stangata. Non so cosa gli abbia detto, sinceramente, quindi non posso dirvi ha detto questo, ha detto quell'altro e quindi la decisione è corretta o non è corretta. Non so cosa gli abbia detto, rompe abbastanza i coglioni Spalletti, sinceramente, però 2 giornate sono tantine. Però vabbè, questo ovviamente poi spetta a voi, spetta agli altri, fatemi sapere anche il vostro punto di vista nei commenti. Nessuna sorpresa dai calciatori squalificati al giudice sportivo dopo le 4 gare di ieri per la Roma invece, Karsdorp e Abraham che erano diffidati hanno preso entrambi il giallo, proprio puntuale, perfetto e preciso e quindi salteranno l'Inter. Mi verrebbe da dire evviva. Ci sono però un giocatore che è al centro del calciomercato giallorosso, cioè Marc Roca, centrocampista del Bayern Monaco. Finita immagine della squadra, non gioca mai, ha voglia di rimettersi in mostra, classe 96, ci sono 2 squadre della Liga e anche la Roma. Vi dirò, io preferirei prendere un Zaccaria, se posso essere sincero, cioè un centrocampista magari fisicamente più pronto, più prorompente, più cattivo e anche un po' più esperto rispetto a Marc Roca che proprio nel niente è finito fuori progetto. Però comunque anche se dovesse arrivare Marc Roca, ben venga, comprendendo il fatto che Mourinho a gennaio vuole 3 o 4 rinforzi, la Roma dovrà cercare 3 o 4, però non di chissà quale caratura, probabilmente basteranno determinati nomi.
Lotito stoppato per il posto al Senato, resta in carica Carbone. Nuovo stop per il presidente della Lazio, Lotito, e per la sua rivendicazione di un seggio al Senato. Al suo posto resta quindi Vincenzo Carbone, eletto dello stesso seggio in Campania, nell'ordine del giorno di oggi. Vabbè, ve la volevo leggere perché era una notizia che mi sembrava potesse averci una sorta di influenza. Lotito cerca ancora di farsi spazio nel mondo della politica, però è stato stoppato nuovamente. Firmerà Dybala il rinnovo, quindi tranquillizziamo anche i tifosi della Juventus. Dybala firmerà il rinnovo, questa è una cosa abbastanza appurata a questo punto. Rinnoverà fino al 2026, quindi un rinnovo che si prolungherà per 5 anni, non è poco 5 anni. E perché non sta rinnovando ancora? Perché la Juventus sta aspettando un blocco, cioè uno stop in questo caos delle plusvalenze, questa indagine Prisma, così è stato definito. Vedremo quello che succederà. La Juventus ha detto un attimo che finisce tutta questa storia e poi rinnoviamo il contratto. La Juve non ha fretta perché tanto sa che Dybala vuole rinnovare, prenderà 8 milioni l'anno più 2 di bonus per i primi 2 anni, e dalla terza stagione diventeranno 10, quindi in 5 anni andrà a prendere 46 milioni di euro, potenziali 50 milioni di euro. Probabilmente la firma arriverà tra poco, aspettiamo e vediamo, ma probabilmente arriverà veramente tra poco. Ibrahima Materazzi ve l'ho detto. Penso di avervi detto tutto, penso più o meno di avervi parlato di qualunque cosa. Le notizie di oggi sono più o meno finite, non penso che ci siano altre news di cui parlarvi. Guardo rapidamente se c'è qualcosa di nuovo negli ultimi minuti in cui sto registrando questo video, ma non penso. Se vogliamo dire qualcosa, diciamo anche la gaffa gigantesca di France Football che si scorda il nostro Pablito, tant'è che nessuno ci è rimasto bene, poi insomma loro hanno rincarato la dose chiedendo scusa a la moglie e tutti quanti, e hanno detto a gennaio con un'altra cerimonia rimedieremo. Non è una cosa bella comunque, perché Paolo Rossi ha vinto il pallone, insomma, è una cosa da dire, insomma è una cosa che dispiace, perché però ci sta, nel senso, siamo umani, quindi si può sbagliare. E va bene così, e va bene così. Dai, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi mi piace, buon shalalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.